posso pagare un posticino dove farmi una doccia, eh? Ben bene, lo prendo a cuore. Ma no, per ritornare a prendere. Ok, hai avuto la memoria, un'esperienza che non mi interessa. Hai avuto tante vite nella tua... Io sono stato sempre un tipo che volevo andare all'estero, cioè Luca, non mi stava stretto. Io già a 17 anni scappavo. Certo. Sì, ma io come a te e cane, certo. Sì, ma c'è una realtà, una cosa diversa, che, capisci? Se non ti fa per studiare, per quanto che sono le ossa, più o meno. Però c'hai una mente aperta. Penso potesse esistere del genere. Io sinceramente sapevo che se continuavo a fare questo tipo di esperienza e avendo sempre l'esigenza di avere sempre soldi, praticamente non potendomi amministrare, cioè rischiavo di ridurmi così, infatti. Certo. Già questo l'avevo previsto. Certo. Però pare. Non si sanno. Però io a un certo punto ho detto, io se voglio vivere devo ritornare alla mia terra, lo devo fare questo. Può sembrare anche strano, ma io comunque sei uno dei pochi che è così aperto. Sì, ma io, cioè, con i ragazzi eravamo davanti al museo, che ci sono i ragazzi delle cadenze. Stavamo riprendendo Fabio, ci siamo buttati addosso a noi. Cioè, guarda, con tanto di rispetto, se io voglio riprendere, ti riprendo, ti chiedo, te lo chiedo. Infatti loro hanno avuto questo rigetto da... No, loro praticamente in quel momento stanno lavorando. Gatti e cani per noi, prima e poi vediamo noi. Dopo. Chiara, puoi fare tutte le foto che vuoi, Chiara. Che vuoi, eh? Vuoi entrare nel cortile? Questo è per uscire. Non ti creare, non sta a casa. No, lui da me c'è tutti i giorni. Ah, ok. Pure tu, Fabio. Lei, è una lei. Lei è lei. È diventata un po' decreta. Vai a tutti. Ok, quindi è meglio che... Quella si è nascosta, lui la cerca. Cioè, le ho pubblicate queste foto e c'era gente che diceva, ma che è successo? E dicevo, la guerra, ma dove?